Chiedo scusa, volevo sapere che ne pensa del palazzetto. È bello. Ti piace? Sì, sì. Sì, è bello. Le gare come... Sono arrivato adesso io, quindi... L'ha appena visto. Lei che dice? È un bel palazzetto, speriamo che venga utilizzato in più manifestazioni. La gara è bella, entusiasmante. Da tanti anni Terni aspettava un impianto del genere, no? Molto. La paura è che non venga mai utilizzato e di conseguenza magari vada in disuso, insomma. Grazie, grazie. Lei che dice, che ne pensa della Palaterni? Ci voleva. Dopo tanti anni. Cosa spera di vedere qui dentro? Concerti, spettacoli, sì, sport? Sì, eh? Spero nel sindaco. Buonasera signora. Buonasera. Che ne pensa del Palaterni? Beh, guardi, siamo molto entusiasti di questa realizzazione. Tra parentesi, mia figlia ha fatto parte del gruppo di lavoro per la progettazione, quindi siamo onorati. Complimenti. Mio suocero è stato segretario del Circolo della Scherma per oltre 20 anni, quindi siamo qui con un certo legame quasi affettivo. Complimenti per tutta la realizzazione che è stata fatta, per la vecchia amministrazione e per la nuova che proseguirà in questo compito così arduo, diciamo. Senta, terminati questi mondiali, cosa lei si augura di vedere? Beh, qui? Guardi, io spero che ci sia una grande, diciamo, utilizzo di questa struttura, sia per quanto riguarda l'arte, la musica, la concerti, qualsiasi cosa che possa attirare a Terni un bel cospicuo numero di persone per dare un po' vita a questa città che ne ha bisogno. Il sindaco Bandecchi ha detto che ci porta l'opera, a lei piace l'opera? Sì, molto, molto. Mia mamma si chiama Norma, quindi le dico tutto. Allora. Grazie, buonasera. Mia nonna cosa pensa del palazzetto? Lo prende alla sprovvista. La sprovvista, credevo della... Beh, è una cosa bella per Terni, ovviamente. La vedo molto presa dalle gare, sì. Sta rifando, c'è qualche italiano adesso, mi dica, mi sa di sì, Sì, Lambertini. Sì. Ah, 13 a 12, quindi anche abbastanza combattuta. Una bella partita, sì. Beh, ci voleva qualcosa di diverso. Che cosa, le piacerebbe, al di là della scherma naturalmente, vedere in questo palazzetto? Beh, anche pallavolo, pallacanestro, insomma un po' di tutto. Di grazie. Tutto quello che vediamo in televisione e che non abbiamo. Grazie, grazie a lei. Messo, scusa. Buonasera, chiedo scusa. Perché tifi troppo? Bravo, bravo, bravissimo. Mi piace il palazzetto? Bello. Sono i gradoni un po' alti per la gente anziana. I gradoni sono un po' ripidi. La gente anziana, sì. Conferma lei. Confermo. Gradoni ripidi, sì. Sono comodi però, senza seggiolini sono comodi. Così così. Però è bello qua. No, quello sì, quello sì. È bello. Cerchiamo il pelo nell'uovo loro. Grande! Grande! L'esultanza! Bene, andiamo, proseguiamo, andiamo al signore qui. Salve, che ne pensa del Palaterni? È bello. Ti piace? Sì, sì. Cosa le piacerebbe vedere? Naturalmente finiti i mondiali in generale. Beh, qui qualche partita di pallavolo da nazionale non sarebbe male, Magari. Invece di andare a Perugia. Qui, cioè, sarebbe... Lei di dov'è? Torino, bene. Va bene. Ma no, qui sarebbe una bella cosa. Speriamo che i costi consentano. Toccherebbe far crescere questi sport minori a Terni perché non c'è solo il calcio. Siamo 14 pari a proposito, quindi questa è la stoccata decisiva. Quella decisiva, sì, sì. Lei che è attentissimo, lei. Toccata decisiva, speriamo bene, dai. È andato bene l'italiano? È andato bene, sì. Lei segue la scherma? Che ha vinto! Muovendo noi! Bene. Sempre forza fere, però. Sempre forza fere.